Amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi farò una cosa un po' diversa. Mi preparo con voi per un appuntamento romantico. Spoiler, non ne ho mai avuto uno. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. So, sul gruppo della mia università si stanno litigando. Vabbè, si litigano sempre, non lo so. Comunque, vi stavo dicendo, bene, sì, prima dicevo che non ho mai avuto un primo appuntamento, vero? Perché io odio i primi appuntamenti, cioè nel senso non ti conosci, ti dai un primo appuntamento così? No, proprio no. Vabbè, sì, sono stata con un altro ragazzo, tipo 6 mesi, anni addietro, ma anni proprio addietro, e non c'è mai stato un primo appuntamento nemmeno con lui, ma non ne ho mai avuti nella mia vita primi appuntamenti, proprio mai, cioè non mi è mai successo. Cioè, le persone che mi sono interessate nella mia vita erano sempre mie amiche, cioè miei amici. Non è mai successo, tipo, conosco qualcuno, ci scriviamo, oh my god, you look so awesome, ci vediamo alle 13 sul campetto per raccogliere i fiori insieme. Beh, ovviamente più di tutti Romolo era il mio migliore amico, lo è stato per 4 anni, so, di che stiamo parlando? Altro che... Però noi oggi ci prepariamo per un primo appuntamento falso, cioè, diciamo, per un appuntamento romantico, che non è primo, perché... Sì, vabbè, la prima cosa che faccio è fare la skincare, che non faccio mai in realtà, però se dovessi, cioè, mettiamo caso che, boh, io con il mio fidanzato mi vedo ogni giorno della mia vita, ok? Facciamo che non lo vedo da un mese, boh, quindi per risultare più carina cosa faccio? La skincare! Facciamo partire la skincare! Come avete visto uso semplicemente Foreo, non è una sponsorizzazione, è semplicemente che la uso perché mi fa la pelle bellissima, morbidissima, io amo avere la pelle morbida e quindi uso Luna Mini 3. Dopodiché io non applico nulla sul viso, specialmente nelle stagioni che vanno da tipo marzo a ottobre, perché mi abbronzo, mi siedono le lentiggini, quindi perché coprirle? Si stanno ancora litigando, sì. Detto ciò, faccio una cosa molto easy busy. Mi piace mettere l'eyeliner, però il problema è che non rimane sulla mia faccia perché ci vorrebbe, credo, del fondotinta. Ma io non lo metto, quindi metto un po' di cipria, tipo intorno all'occhio, con un po' di ombretto e poi sopra l'eyeliner. Dovrebbe funzionare. Allora, parliamo di qualcosa, di cosa parliamo? Parliamo di quello che sta succedendo. È giusto? È sbagliato? Beh, tanti me lo chiedete, ma chi sono io per poter dire giusto e sbagliato? Le misure prese ovviamente sono veramente ciò che ci hanno salvato, quindi per quanto noi ci lamentiamo, se non fossero state prese queste misure di sicurezza, probabilmente, specialmente noi del sud, saremmo tutti morti, perché al sud non ci sono i posti di terapia intensiva come sono al nord, quindi... sarebbe stato tipo un macello, una strage. Metto un po' di ombrettino di questo colore e questo colore, tipo sono un crema e un dorato, diciamo, però molto shimmer, credo si dica, tipo brillantinosi, sberluccicosi, così. E non lo metto, diciamo, per chissà quale colorazione super wow, ma semplicemente per fare un effetto un po' ombra sulla palpebra, dato che io ho la palpebra piccola. Vista la situazione oggi, quindi ad oggi, che è tipo il 10 aprile, no, il 9 aprile, la situazione ad oggi è che, vedendo anche foto, video di persone del nord, soprattutto devo ammettere, sarà che le città sono più popolose, sarà che ci sono città principalmente costituite da giovani che se ne sbattono, però lì c'è sempre gente in giro, mentre qui è un deserto. Quindi dico, giustissime le misure di restrizione e tutto quanto, però iniziamo a distinguere regione per regione. Quindi all'inizio ovviamente scuole chiuse e dovranno rimanere chiuse per l'amor di Dio, però io sono in casa dal 10 marzo, cioè esattamente 30 giorni. Sono uscita 2 volte per andare dai miei nonni. Qui ho terminato, anche se sembra non essere cambiato nulla, vi giuro che qualcosa è cambiato. Ah, solitamente metto anche una puntina di questo tipo, è un doratino bianchino tutto brillantinoso, e lo metto al centro, cioè nell'angolo dell'occhio. E quindi dicevo, adesso, anche se le scuole devono rimanere chiuse per l'amor di Dio, e le fabbriche, le industrie, tutte queste robe qui, però iniziamo a consentire le uscite individuali, non assembramenti, individuali,
Fondamentalmente perché? Perché la casa non è un posto sicuro per tutti. Burro di cacao sulle labbra. Perché io sto bene in casa mia, per l'amor di Dio, ma ho anche bisogno di fare una passeggiata. Perché? Tipo, sono uscita per andare dai miei nonni, mi è venuto il mal di testa, perché da 30 giorni non uscivo, mi ha preso un attimino un po' di ventino e mi è venuto il mal di testa. Cioè, le mie difese immunitarie se ne stanno andando a farsi friggere. Quindi, ripeto, assolutamente mantenere le distanze di sicurezza, uscire con le mascherine, quello che volete, però, secondo me, dovrebbero consentire le uscite individuali. Solo questo, e fare la multa a chi non rispetta le distanze di sicurezza. Sarebbe giustissimo, cioè io non faccio del male a nessuno se voglio andare a studiare in spiaggia o a leggermi un libro in spiaggia, isolata. Mi prendo un po' di odio che mi fa bene, un po' di vitamina D col sole e me ne torno a casa. Perché altrimenti la gente prima o poi impazzisce e inizia a uscire. Io lo dico. Ok. Penso all'eyeliner più brutto della mia vita. Se andassi così, ho un primo appuntamento single. Un po' di mascara, giusto per sistemare il danno che ho fatto. PS, il mascara è finito, ma i negozi sono chiusi. Da Amazon mi arriverebbe a maggio, quindi accontentiamoci. Siamo umili. Ok, ora, io non ho più i capelli rossi e ho sempre messo la matita sulle sopracciglia rossa. Quindi andrò a mettere un po' di ombrettino, doratino scuro, tipo biondo scuro, per dargli un po' di forma. Io faccio tutto con un pennello, raga, lo so, è scandalo, but you know what, I don't care. Comunque, a parte ciò, poi volevo dirvi che io sono di Catanzaro, in Calabria, e fortunatamente qua la situazione è veramente, 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 veramente stabile. Sono molto contenta di ciò. Dopodiché ho fatto le mie sopracciglia, più o meno uno schifo, però vabbè. Si fa quel che si può. Dopo aver fatto questo, in realtà è come se non fosse cambiato assolutamente niente, però vabbè, ci accontentiamo. Un po' di questo rosa sulle gote. Ma è incredibile, non cambia niente. Cioè, io mi trucco ma non cambio. E infine quel doratino anche sul naso. Anche qui. Wow, raga, sono diventata proprio una pro. Una volta mi truccavo comunque, tipo quando facevo il primo superiore, il primo anno di università mi truccavo. Applico questo meravigliosissimo rossetto matte, anzi tinta matte. Quando avevo i capelli rossi mi stava, mamma mia, bellissimo. Dopodiché, col trucco ho finito. Mi dovrei mettere una maglia, ma prima della maglia mi metto una cosa stupenda, cioè questi gioielli di cui vi parlavo prima. Allora, mi chiedete sempre, sempre, sempre dove prendo i miei anelli. I miei anelli vengono un po' da tutto il mondo. Questo qui viene dalla Norvegia ed è un anello che abbiamo io e Romolo e ci lega. Questo qui l'ho preso invece in Puglia, bellissimo, da un ragazzo che credeva negli dèi e tipo mi ha raccontato una storia assurda. E poi, niente poco di meno, che è questo anello d'oro riciclato di Anna Luisa. Ed è di questo che io voglio parlare tra un attimo. Poi, cosa voglio mettere? Sempre di Anna Luisa, questi cerchi d'oro. Sapete che i cerchi sono la mia passione. Ma anche questi due serpentelli, che io veramente adoro. E... boh, raga, sono felicissima. Quando mi hanno detto di collaborare e di scegliere dei pezzi dal loro negozio, cioè più felici di me non c'era veramente nessuno. In pratica siamo tutti bravi a comprare dei gioielli, ma questo brand è, tra virgolette, unico. Perché? Perché fa gioielli in oro, ma in oro riciclato. Non so se lo sapete, ma servono 20 tonnellate di terra per produrre un singolo anello d'oro. E loro sono assolutamente contro lo spreco dell'oro, quindi non so se sapete, ma spesso i grandi marchi tipo Dolce & Gabbana, Gucci, quando ovviamente un anello, un loro gioiello d'oro ha qualche difetto, comunque si rompe, eccetera, eccetera, viene buttato. Loro sono assolutamente contro lo spreco e quindi prendono l'oro di due grandi marchi che sono Tiffany e Louis Vuitton, lo riciclano, quindi lo fondono di nuovo e creano queste meraviglie, cioè gioielli in oro, semplicemente oro riciclato. Quindi comprando dal loro sito, non mi hanno assolutamente pagato per dirlo, mi hanno semplicemente donato questi oggetti e nel caso mi fossero piaciuti chiesto di farli vedere, quindi semplicemente questo, e io li amo, me li vedete sempre nelle foto e mi chiedete sempre dove li compro. Ne ho due, un paio ho comprato su Amazon, però non li metto più perché si sono anneriti, e poi questi qui di Anna Luisa che ormai saranno tipo la mia seconda
pelle, poi quelli capelli ricci mi piacciono un sacco. La mano è questa, ve la faccio vedere un po' meglio in post produzione, eccola qui, e questi sono gli anelli che io uso ogni giorno e ovviamente in un appuntamento con Romolo ovviamente li metterei. I gioielli mi sono arrivati in questo sacchettino, cioè in un pacco ovviamente con tanti sacchettini di questi con dentro appunto i gioielli. Allora, intanto vi faccio un piccolo close up sui gioielli appunto. Come vi dicevo prima, sono fatti di argento ed oro riciclato e questo consente, oltre che di non sprecare, quindi di fare un lavoro ecosostenibile, consentono appunto di tenere e di mantenere un prezzo abbastanza abbordabile. E potete trovare tantissimi stili di gioielli, cioè veramente ci sono quelli per tutti i giorni, quelli un po' più eleganti, quelli un po' più classici, le perle, cioè veramente di tutto e di più. Vengono appunto dalla stessa gioielleria di Tiffany e Louis Vuitton. Essere, tra virgolette, ecosostenibili per me è molto importante e voglio sempre diventarlo di più. Proprio l'altro giorno su Instagram ho condiviso delle cannucce ecosostenibili di acciaio. Con le cannucce bevo molto di più e sto cercando di bere più acqua. Mi sono arrivata da un negozio che vende su Amazon, vi lascio il link in descrizione se lo volete, e vi lascio anche il meraviglioso box con tutte le informazioni di Anna Luisa. Ci sono dei codici, ci sono delle promozioni, quindi andate a vedere, è assolutamente... Io vi consiglio un sacco se volete fare un regalo, se vi volete fare un autoregalo, se volete andare a un primo appuntamento con un nuovo gioiello da far vedere. Questi sono veramente top. Fra l'altro queste grandezze di cerchi non le trovo da nessuna parte, quindi sono veramente contenta, ma ovviamente che ve lo dico a fare? Non vi ho fatto vedere la special guest. Cioè, l'avevo nascosto perché era veramente il pezzo che mi piaceva di più. È un lapislazzolo e la catenina è d'oro. C'è una storia legata a Romolo con questa collana e quindi è come se me lo portassi con me. Anche questa presa da Anna Luisa. Insomma, sono legatissima a questa collana e non me la tolgo mai, veramente. È l'unico pezzo fra tutti che proprio l'ho messo e non me la sono mai tolta, se non per decolorarmi i capelli. E anche questa appunto la trovate sul sito. Comunque, che dire, questo video finisce qui, non ho assolutamente voglia di andarmi a mettere una maglietta, però fate finta che l'abbia messa. Vabbè, non è una maglietta che cambia la vostra giornata, vero? Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto su questo canale. Ciao!